Oggi ci troviamo qui nella sede del Gambero Rosso a Roma, dove abbiamo tenuto questa lezione sul cioccolato. Gruè di cacao, che sarebbe la granella di cacao. Lo mettiamo qua. Vedi? E poi come fanno ancora nei villaggi, le donne ottengono la massa di cacao in questo modo. Ci siamo sbizzarriti un po' partendo dalle fave di cacao. In questo caso abbiamo fatto vedere le fave di cacao tostate, tritate, e dalla tritatura abbiamo ottenuto la pasta del cioccolato, la pasta di cacao. Dalla pasta di cacao si ottiene la spremitura del burro di cacao oppure il cioccolato vero e proprio. In questo caso abbiamo fatto, ci tengo a sottolineare, il cioccolatino di, che lo chiamiamo Vesuvio Buono, e lo facciamo da circa 15 anni nel nostro negozio, e a base di pralinato di nocciole. All'interno c'è uno zucchero che ha una particolarità, che a contatto con l'umidità esplode in bocca, tra virgolette, per questo l'abbiamo chiamato Vesuvio Buono. Oggi abbiamo fatto una lezione sul cioccolato ed è stata una lezione, più che una lezione, è stato un fare insieme allo chef, e quindi non so se si vede da come siamo vestiti, ma è stata un fare, quindi è stato molto, molto proficuo. Cioè, lavorare insieme a una persona con tanta esperienza, con tanto da comunicare, ma soprattutto poi l'amore e il rispetto per le materie prime e la semplicità, poi, anche se poi, come vedrete, quello che abbiamo prodotto è stato qualcosa di bellissimo. In realtà c'è una semplicità, un'eleganza che è data veramente dall'amore per il cioccolato e per le materie prime. Credo un buon pasticciere deve avere sicuramente, come un bravo cuoco, deve avere un ottimo palato e sicuramente tanto amore, passione e volontà. Una volta finita la scuola è molto importante, come si suol dire, fare la cavetta, andare a lavorare presso un pasticcere, un laboratorio dove veramente si fa la cavetta. È lì che si mette veramente in pratica quello che abbiamo fatto teoricamente, e sia praticamente al Gambero Rosso, lo si deve sfruttare nei laboratori dove si va a lavorare, sempre con simbiosi con il proprietario. È stato bello, abbiamo iniziato alle 9 di mattina, siamo arrivate alle 14 del pomeriggio senza neanche rendersene conto. La cosa più difficile per me è stata il temperaggio, ancora devo capire bene come funziona. Io esigo molte volte, sono un po' rompiscatole, ma per ottenere un po' di risultati, se mi posso permettere, ci vuole tanta pazienza. Quello che mi ha colpito di più è stato il carattere che ha lo chef, come si comporta con il lavoro che fa, l'approccio che ci ha avuto anche verso di noi. È stato molto umano e rispettoso, cioè, di quello che fa, si vede che lo fa con passione.